Fiera Stana troviamo anche Federica Gif, famosa blogger, che oggi ha preparato cose buonissime, appetitose, vero? Grazie, sì, è vero, è vero. Ci racconti qualcosa di te? Allora, io sono Federica Gif, ho il mio blog di cucina che si chiama Mi piace, mi fa bene. In realtà non è solo un semplice blog di cucina, ma è più un blog di cucina sana e naturale. In generale utilizzo solo ingredienti provenienti da agricoltura biologica e tutto di origine vegetale. Come mai qui alla fiera, Federica? Con BioPT spesso collaboriamo e abbiamo un rapporto, insomma, di collaborazione abbastanza continuo, e soprattutto ultimamente. Mi piacciono molto i loro prodotti, utilizzo i prodotti di origine vegetale, le proteine vegetali che sono seitan, il tofu e il tempeh. Di solito io, per una mia scelta personale, visto che cucino, li preferisco al naturale, perché poi amo trasformarli secondo un po' i miei gusti, insomma, secondo dell'esigenza che ho. Ho visto che qui davi consigli alle persone, insomma, spiegavi come preparare, no? E quindi tutti ti ascoltavano con molto interesse. Oggi qui ti sei dedicata al finger food. Sì. Ecco, guarda, questo per me è un tasto molto importante, perché mi occupo molto del finger food perché secondo me ha una presenza molto accattivante, e di solito sono cose che almeno all'occhio, insomma, sono sempre molto golose anche quando vai agli aperitivi in generale, però spesso ti trovi degli alimenti o degli ingredienti che non sono sani. Quindi io non dico solo vegetale, di utilizzare solo vegetale, ma di avere proprio un occhio anche alla materia prima, che sia tutto cucinato nella maniera anche molto semplice. Quindi il pane con la pasta madre, ecco, senza aggiungere le farine non zero o 00, che sono troppo glicemiche, ma le farine semi-integrali, perché sono anche migliori, danno dei risultati più rustici, quelli un po' delle nostre nonne di una volta. E quindi sì, un po' secondo me all'aperitivo classico manca un po' questa nota sana e naturale che secondo me che mi piace portarla, ecco, in questo caso, visto che posso. Ho visto molti giovani anche, no? Ci sono tantissimi giovani qui alla fiera, testimonianza che poi i piatti bio piacciono anche ai giovani. Sì, guarda, poi più che il biologico, proprio in generale secondo me c'è veramente un ritorno alle abitudini buone, quelle sane. Si ha voglia di cucinare di nuovo, di riprendere in mano gli strumenti della cucina, un po' come si faceva una volta, quindi anche questo tempo, no? Che è tutto tempo prezioso dedicato alla cucina, in realtà è tutto tempo guadagnato che ci fa risparmiare poi in medicine. Quindi io dico sempre, più ricette sane, meno ricette mediche. Ascolta, come mai hai deciso di occuparti di questo? C'è una tua passione particolare? Sì, guarda, naturalmente nasce come una passione, poi anche l'esigenza, forse, anzi sicuramente anche il fatto di avere un figlio, quindi di curare principalmente la sua alimentazione, la volontà proprio di utilizzare sempre ingredienti naturali, sani, meno elaborati possibile. Ecco, secondo me questo qui è fondamentale. Poi sai, trasformarli viene anche molto più naturale, perché quando parti da una materia prima nobile, di qualità, non serve che tu crei chissà che cosa, non serve aggiungere zucchero se tu mangi la frutta che è già dolce naturale, o non serve aggiungere tanti grassi alle cose se sono già buone naturale. Quindi ecco, a me piacciono le trasformazioni però discrete, senza farle diventare senza trasformare troppo l'ingrediente principale, che a volte non lo riconosci neppure.